174 al canonico Angle, agosto 1904. Caro signor canonico, una carmelitana deve essere una silenziosa, ma se la sua penna tace, la sua anima e il suo cuore dimenticano lo spazio per portarsi accanto a quelli a cui essa rimane profondamente unita. È così che la sua figliuola è venuta a dirle un caloroso grazie della grande gioia che le ha procurato offrendo la Santa Messa per la sua carissima madre. È stata una cosa magnifica offrire questo bel mazzetto tutto divino tramite lei. La nostra reverenda madre è stata felicissima e profondamente commossa e mi incarica di esprimerle tutta la sua riconoscenza. La seguo laggiù con le sue belle montagne, così care al mio cuore, e non dimenticherò mai i giorni trascorsi a La Bastide e il viaggio fatto con lei. Che dolci ricordi! Quelle furono le mie ultime vacanze. Il 2 ho festeggiato il mio terzo anniversario d'ingresso al Carmelo. Come è stato buono Dio con me! E come un abisso d'amore in cui mi perdo nell'attesa di andare a cantare in cielo le misericordie del Signore. Ho veduto la mia buona mamma la settimana scorsa insieme con la sua nipotina. Credo di non averla vista mai così radiosa da 3 anni a questa parte e ringrazio il buon Dio. Vale davvero la pena abbandonare tutto a Lui con piena fiducia e poi riposare nel suo amore come un bimbo tra le braccia della mamma. È proprio qui, in questa dimora immutabile, che mi piace ritrovarla. Addio, caro signor canonico, e voglia benedire, la prego chi sempre ama dirsi sua figliuola. Suor Maria Elisabetta della Trinità.